Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, episodio 6 della nostra partita, no 7, della nostra partita in Europa Universalis 4 con l'Etiopia. Siamo in guerra con Ajijaran, questo qua, e praticamente anche con Warsangali. Allora, Warsangali non è co-belligerante perché non avevo la minima intenzione di chiamare dentro il nostro amico Quasimodo qua sopra, lo Yemen. E quindi io credo che non sia neanche il caso di conquistare nulla, perché una provincia sola mi dà 22 di aggressive expansion, ragazzi. È... no. Quindi voglio i soldi. Poi voglio War Reparation. No, aspettate, sto sbagliando, guys. Quello non mi dava la pace che avevamo già progettato. Ora devo rifarla tutta, che palle. Allora, War Reparation, poi voglio che finisci la questione e io vorrei fare pace oggi. Allora, secondo me possiamo aspettare a me fino a che non arrivano quegli altri. Nel frattempo possiamo cambiare le truppe perché siamo passati la tech. Io lo faccio, prendo i Sudafricans. Qua abbiamo un sacco di cavalli, quindi per ora non è un vero problema. Aspettiamo un pochino. Quando si rifanno vivi la gente che mi vuole attaccare, io faccio pace con Warsangali. Tipo adesso. Niente, non riesco a prendermi neanche un mezzo ducato in più. Comunque prendo i soldi, War Reparation, e rompe la sua alleanza con lo Yemen. Eccolo qua. Ci siamo, va bene. Quindi, visto che io sono Black Flag, questi qua si fanno un giro vuoto. Porto i miei tizi qua. Adesso li freghiamo di brutto. Poi facciamo così. Facciamo così. Io sono sotto di quanti uomini mi imparo? 4000. Allora, le unità di fanteria classiche diciamo che hanno poco spazio ormai nel mio esercito. Queste facciamo proprio un merge brutale. Queste 20... beh, teniamocelo. Facciamo così e attacchiamo col nostro super mega leader. 11 contro 18. Boom baby. Non se l'aspettavano questa. Boom, perché anche loro sono bandiera nera, quindi li abbiamo davvero fregati, ragazzi. Adesso attacchiamo questi che sono ancora bandiera nera. Ah, ci mette di meno a far così? Eri già a metà strada per andare qua. Vabbè. Se dice che ci mette di meno, ci metterà di meno. Io con i soldi che mi hai dato tu voglio iniziare a costruirmi la flotta. Poi, visto che queste sono tutte le unità che ho, ma ne posso avere un po' di più, mi prendo un 3 mercenari con cui iniziamo a fare gli assedi. Qua andiamo giù. Che sfiga, però vabbè, capita. Qua continuiamo a rincorrerli, scappano nella giungla. Vanno a sud addirittura. Va bene, andate a sud. Iniziamo ad assediare la faccenda e vediamo cosa succede. No. Sbagliato. Vai di qua. Va bene, allora, hanno già rotto il muro, ma che culo che hanno. Cioè, che sfiga abbiamo noi, insomma. Fra un paio d'anni possiamo sistemare la faccenda. Qua continuiamo a perdere soldi, ma per ora va bene. Facciamo così e dovremmo essere... eccoli che tornano.
Facciamo così, qua gli lasciamo questo. Ci spostiamo qui. Non dovrebbero avere posti dove possono andare perché è tutto quanto occupato. Cioè, considerando che vinciamo questa battaglia. Ah, cazzo, questi qua pensavo andassero tutti nella stessa parte. Forte defense o siege ability? Siege ability. Vabbè. Devo fare anche quell'altro. No, mi sa che questo lo perdiamo. Ok, allora lui non ha più nessun amico sulla terra, quindi cerchiamo di... è un po' come Cortex. Qua voglio l'unione con la forza. Qua non ti servono i cavalli. Serve a niente questo qua. Noi andiamo a menare quelli. Tu rimani qua. No, voi cavalli venite con me. 14%, speriamo che vada bene. Forza. Ok, qua non so se sto sprecando punti. Sì, probabilmente sì. Allora, questo non lo voglio. Poi, questi mi hanno gamato. Questi mi hanno gamato di brutto. Facciamo un po' di spy network su Pate. Ok. Tecnologia. Molto bene. Andiamo subito di idee. Ok, qua posso tornare qua. Non so se questo possono scendere a zero e morire del tutto. Non ho proprio la minima idea se questo sia possibile o no. Ora posso costruire dei nuovi edifici. Vediamo se è vero. Posso. Cioè, non ho i soldi, ma posso. Ok. Ora dobbiamo decidere cosa fare in questa guerra. Di sicuro non voglio che stiate qua tutti assieme. Quindi voglio che un paio di gentiluomini vadano... Allora, voi andate qua. Anzi, andate qui. Poi... tu... e mandiamoci anche questo. Andate di là. Tu ti dividi in due e vai qui. Grazie a queste due zone. Ok, quello che vorrei io è questo. Voglio umiliarti. E poi quanto war score mi rimane? Devo arrivare qua. ...83... ...85... Vorrei prendermi questo, se è possibile prendermi la capitale del vassallo, perché è il centro del trade, quindi insomma. Però possiamo abbassare il mantenimento delle armate, giusto? Giusto. Scendiamo tipo... così. Anche questa è presa. Allora, qua non c'è bisogno di tutta sta gente, quindi andate qui, perché lo fa lui l'attacco. E stesso discorso da questa parte.
Allora, non sto pagando il mantenimento al massimo. No, non basta. Non basta. Devo alzare un po'. Devo trovare il numero giusto. Perché sono anche, è anche arido. C'è il modo che il mantenimento me li tenga buoni. Tipo. Proviamo 2,30. Vediamo se il prossimo mese cambia. Facciamo qualche esperimento. Non è a sufficienza. No. Non è sufficiente. Meno 2. 1,99. Vediamo. Io che advisorò perché cambia. Quello della disciplina, sì. Quello del morale sarebbe stato decisamente meglio in questo caso. Vabbè, dai. Troppi esperimenti fanno male. Vai qua. E razziami. Questo, che di sicuro non andiamo a prendere. Allora, altre che si stanno per inalberare? Bah, non ci sono. Posto così. No, qua prima di fare questo aspettiamo di avere la tech, dai. Conversione successful. Va bene, convertiamo. Iniziamo a convertire i due animisti. Feticisti, scusate. 28,7%. Non lo so ancora quanto mi costa. Spero costi uguale. Per cento, vediamo se siamo fortunati. Fare pace subito. 49, no. Niente. Niente. È tornata la sfiga e abbiamo un bel po' di marinai, quindi direi che cocche. Cocche. Per cento, dai. Su. Vediamo intanto su di te, per ora non posso ancora fare nulla perché non ci confino, ma appena ci confiniamo abbiamo già lo spy network pronto. Su di te torniamo a fare claim. Quella è l'unica che non posso purtroppo. Facciamola sulla capitale. Perfetto, e vorrei iniziare a farlo anche su di te. Basta Warsan Galino. Facciamolo su di te, build spy network, tieni. Ottimo. Dai, su. Oh, molto bene. Allora, io vorrei prendere questo e questa provincia. Ora dobbiamo cercare di connetterci spendendo di meno. Questa ce ne fa saltare due. Possiamo prendere la costa. Questo non è un brutto. Questo non è brutto. Mi dà 18. Quindi chi si incazza. Cioè, 18 solo Yemen, scusate. Ad Al abbiamo la tregua fino al. Controlliamo le tregue. Allora, 71, 70, 68. E con te faremo una tregua di 15 anni. Quindi 68 che è con lui. Il primo che dobbiamo attaccare è lui. Chi si è ancora alleato con Adal? Sì, che però non posso mettere co-belligerante. Quindi aspetto che sia Adal e poi metto co-belligerante te. Tu non sei alleato con nessun altro. Così vi pappo in, un so in una sola guerra. Perché se non vi metto co-belligerante pago un sacco. No, questo va bene. A livello di development, questa provincia vale 5, questa vale 6. No, non c'è possibilità. Perché ora non posso più prenderla? Cosa ho cambiato? Boh, non ho capito. No, niente, faremo una pace di questo genere, secondo me, ci sta. Abbiamo abbastanza tempo per fare la prossima guerra contro Pate e direi Malindi.
Così ci rimane solo Killua, che in questo momento è abbastanza impegnato. Quindi possiamo rushare verso sud. Sì, sì, sì. Alziamo il mantenimento. Portiamoci sul confine con quello, col tizio sotto. Beh, in realtà no, io... No, adesso devo dichiararti guerra. Caro amico. Va bene, allora ho due diplomatici. È aprile, non è il miglior periodo dell'anno, comunque. Perfetto, 61. Questo qua mi dà pure Humiliate, quindi siamo a due cose completate qua. Guadagniamo quanti? Credo non sia ancora aggiornato, perché mi dice obiettivo full solo due, invece ne ho, cioè solo uno, invece ne ho due. A meno che non dia più uno per ciascuno, no, però mi sembra di essere più due. Quindi dobbiamo aspettare un altro mese. Qua posso fare così. Qua facciamo Build Spy Network su... col cazzo, no, devo dichiarare guerra subito a te. Che stai cercando di convertire questa zona. Niente, devo comunque aspettare che torni quello lì, perché non posso ancora dichiararti guerra. Anche se ho il casus belli, credo che devo aspettare qualche giorno. Quindi nel frattempo facciamo salire questo. Potrebbe essere una buona occasione per iniziare ad annettere il mio vassallo. Però per ora lo tengo ancora, perché il mio vassallo ha un generale con assedio, quindi lo tengo. Quindi facciamo qua Build Spy Network. Ottimo. Controllo se è partito il timer, perché non si sa mai, è partito. Va bene. Ok, ora ho casus belli. Questi qua dovrebbero arrivare a breve. Vorrei un altro cavallino, però dovrebbe essere sufficiente. Ok, non è più un rivale valido, quindi abbiamo fatto giusto in tempo a come si dice, a rompere gli zebedei. Adesso ci siamo presi un centro del trade, fantastico. Questi tizi se ne possono stare tranquillamente qua. Questi, facciamo il solito discorso. Vi mettete lì, perfetto. Ora, questa qua sta salendo ancora. Quindi visto che tanto sale, facciamo questi. A questo punto forse è il caso di fare anche questi qua. No, questi aspetto. Più punti riesco a tenere da parte, meglio è. Adesso qua togliamo l'embargo. Dobbiamo aspettare il 9 maggio. Revoca embargo, perfetto. E dovremmo esserci, quindi iniziamo a fare un po' di claim su tutti questi. Su di te ho recon questi casus belli, quindi in teoria siamo a posto, ma facciamo qualche claim. E direi che ci siamo. Su di te appena è possibile faccio claim. Mi serve Pate, perché Pate mi dà la possibilità di fare claim addirittura su Zanzibar. E per Zanzibar ho bisogno di un bel po' di navi, perché senza le navi non posso andare a prendere Zanzibar, quindi mi servono le navi. E io non faccio le navi da guerra, signor. Continuo a fare queste, che hanno 4 cannoni. Quindi fate il conto, è vero che hanno un size un pochino più piccolo, ma se fate bene il conto, praticamente un size 12 per il numero di questi, cioè dovete portare ad avere lo stesso numero di marinai, visto che ne abbiamo pochi, è la cosa più importante, non è il costo, non è niente. Quindi per 50 marinai 12 moltiplicato per 4 per arrivare a 200, siamo ben più di 20, decisamente di più, siamo a 48. Quindi a all sides vinciamo. Come cannoni invece no, saremo a 16, però tanto all sides fa la differenza. Qua possiamo abbassare ancora il mantenimento delle armate, direi.
un pochino in maniera tale da non perdere soldi. Ora chi è che si sta inalberando? Ci saranno tutti questi di sicuro. Beh, non tantissimo in realtà. Ok, l'episodio sarebbe finito. Qua sono davvero tanti ribelli, è difficile controllare tutti. 2 anni 6, 3 anni 3, 7 anni. Che casino. Questo 3 anni e mezzo. Niente, per ora aspettiamo. Quello che vorrei fare è convertire questa zona qui in alto, così in teoria non ci devo più pensare. Cavolo. Qua ancora alto. Over extension, war exhaustion, religious unity. E c'è ancora il separatismo. E sapete, sì, perché sono passati solo 20 anni dall'inizio del gioco. A proposito, 20 anni. Quindi ora possiamo andare a succiarci un po' di punti dalle istituzioni. Un bel po' di punti dalle istituzioni. Purtroppo non ancora quella diplomatica. Però possiamo, visto che siamo avanti nel tempo, possiamo andare un po' avanti con le idee. Aspettiamo novembre e poi possiamo fare questa cosa e concludiamo l'episodio. Tanto qua 7%, 21%. Allora, siamo a novembre, quindi in teoria qua dovrebbero scattare un po' di faccende. No, 11 novembre. Che palle che... Ok, adesso c'è. Allora, io qua posso darti questo... E poi devo darti qualche territorio, mi sa. O forse basta che ti do dei soldi. Aumenta un po' la loyalty. No, ma a me serve aumentarti un po' l'influenza. Se prendo un inquisitore, la tua influenza sale di 10. Quindi vai a 81. Cosa me ne faccio dell'inquisitore? Questo qua l'abbiamo preso nel... Sì, forse non era il caso di prenderlo sfalsato questo qua. 81, non sarebbe male, però mi sa che gli devo dare qualcosa. Diamogli qualche territorio. Clero. Allora, 49, dimmi che arrivi a 75. 76, ti amo. Perfetto, quindi dammi tutto. 150 punti, bam. E qua funziona tutto come prima. A questo punto potrei addirittura chiederti indietro qualcosa. E lo faccio. Ti chiedo indietro questo. Perfetto, 45. Ora, nobili, ti do questo. Poi ti posso dare 25-26%. L'oro non te lo do mica, mica sono pazzo. Questo non posso, potrei darti questo. Poi mi inchino. Mi sa che ho schiacciato questo prima di inchinarmi. Cazzarola. Avevo perso 50 punti perché ho fatto misclick. Ah no, non è vero, ecco qua. Bam. Ok, sono incazzati. Molto. Quindi chissà se riusciremo a riportarlo su. Te invece purtroppo sei sfalsato, perché te li posso chiedere nel 77, mentre loro adesso potrò chiederli nell'84. Quindi probabilmente ti facciamo saltare il giro, ti chiedo dei soldi quando ho bisogno e poi riprendi il giro con gli altri, così posso fare la faccenda tutti assieme. Dai ragazzi, ci salutiamo qua, spero che questo episodio vi sia piaciuto, ci siamo espansi molto bene da questa parte. Adesso abbiamo un centro del trade qui, quindi dovremo avere un controllo abbastanza alto del golfo di Adal. Abbiamo praticamente... Quindi siamo quarti. Siamo i primi a livello territoriale perché abbiamo praticamente tutti i centri del trade. Tranne uno, tranne quello di Adal stesso. Abbiamo tutti gli altri, che sono due. A proposito, questo ci porta vicini anche ad avere i centri del trade. Ce ne mancano ancora due. Dove li andiamo a prendere? Qui? E qua. Qua, questo. Perché
con tutto quello che vorrei fare, non penso che riusciremo ad andare da qua. Anche se non sarebbe male. Va bene. 55. Magari aspettiamo 2 anni prima di fare la pace, così lo Yemen torna sotto il 50. Gli altri è inutile anche guardarli. Questi qua dobbiamo eliminarli e basta. Tu invece sei a 41. Più conquistiamo a sud, più quelli a nord non sanno neanche che cosa sta accadendo, quindi si dimenticheranno di tutto. Ci vediamo nell'episodio 8, ragazzi. GG a tutti.